Benvenuti nell'angolo creativo della Fatta Tuttofare. Come avrete già visto dal progetto che ho qui tra le mie mani, oggi andremo a vedere, grazie anche alla scuola di uncinetto, come si realizzano dei progetti con la tecnica del mosaico. Parliamo del mosaico e crochet, una tecnica molto particolare, diversa dal tapestry, perché presuppone, diciamo, un utilizzo completamente diverso del colore. La tecnica del mosaico, infatti, è veramente molto particolare, vi permette di realizzare un'infinità di disegni diversi, anche molto complessi. Questo è il disegno basico più semplice in assoluto che andremo a realizzare proprio per cominciare a prendere confidenza con la tecnica e quindi con l'elaborazione dei punti. Per realizzare la tecnica del mosaico, infatti, occorrono almeno due colori che possono essere in tinta unita o sfumati. Questo dipende tanto dal diagramma di lavorazione. Infatti, non tutti i punti sono belli con i fili sfumati, ma quelli che lo prevedono vi danno degli effetti cromatici davvero sorprendenti, che poi vedremo mano a mano. Quindi direi di partire intanto con dei progetti basici, soprattutto con l'individuazione degli schemi che servono per poter realizzare questa tecnica, che poi noi andremo a riportare in tanti modi differenti, sia nel mondo degli accessori che dell'abbigliamento. Infatti la maggior parte dei punti che vedremo potranno essere lavorati sia in linea che in tondo, in linea senza rispettare i particolari multipli di lavorazione. In tondo sì, ma poi vi spiego tutto passo passo in base ai vari diagrammi. Intanto prendiamo i primi due. Questo è un primo schema che voglio farvi vedere, abbastanza semplice, anche se può sembrare complicato. La linea che trovate qui vi segna quello che è un modulo, che noi possiamo ripetere tante volte, creando un effetto di incastro molto particolare. Infatti, questa sorta di triangolini, vedete, hanno una lettura sia verso l'alto sia verso il basso, quindi un effetto ad incastro veramente molto bello che potremo utilizzare per realizzare un cappello, così come una borsa, oppure un dettaglio di una maglia, perché appunto questi punti sono particolarmente indicati anche per essere inseriti nei maglioni, nei cardigan, per avere degli effetti particolari. Quindi la cosa importante è riconoscere uno schema mosaico e soprattutto saperlo leggere, perché così uno potrebbe dire dove si parte. Allora, ci sono due cose da sapere fondamentalmente. Questo lavoro deve essere letto sempre in orizzontale e quando voi vedete i quadretti, come in questo caso bianchi e rossi, non sono cambi di colore quelli che vanno fatti. I cambi di colore infatti sono caratteristici della tecnica tapestry crochet, quella nella quale ogni quadretto corrisponde ad un punto basso. Quindi in realtà nella tecnica del tapestry questo quadretto viene lavorato col rosso, si fa il cambio del colore, si lavora col bianco, si fa di nuovo il cambio di colore, si fanno due punti col rosso, cambio di colore. Invece in questo caso si lavora una riga con ogni colore, quindi è molto molto più semplice. Quindi andremo ad avviare la nostra prima riga con un colore, con il colore A, qualsiasi esso sia, e la seconda riga con il colore B. Ovviamente l'effetto dell'incastro dei colori fa buona parte del lavoro, perché non soltanto la bellezza del punto va letta, ma va letta anche in base ai colori che scegliamo. Più è carino l'accostamento, più l'effetto che viene fuori è particolare. Come vi dicevo, appunto, noi andiamo a lavorare in questo caso la prima riga, per esempio, con il colore rosso, e andiamo a fare una riga di punti bassi che ripasseremo su quella che è una catenella iniziale. Una volta che io ho fatto la catenella e ripassato questa prima riga a punto basso, taglio il filo e prendo il colore bianco e vado a fare la riga successiva. Poi di nuovo prendo il filo rosso e poi prendo il filo bianco, quindi faccio una riga con il colore A, una riga con il colore B. Però vedete ci sono delle X che vanno ad indicare praticamente un punto allungato. Infatti, per ottenere questo effetto andiamo a lavorare nei punti dove noi non vediamo le X dei punti bassi in costa retro. Dove invece vediamo le X, questi sono dei punti alti lavorati nella costa anteriore. Può sembrare difficile, ma non lo è. Rivisto sul progetto che avevo avviato, vedete, questi che vedete in colore più chiaro sono dei punti bassi lavorati in costa retro. Questi invece che vedete lavorati in verticale sono punti allungati che vengono lavorati non nella riga sottostante, ma in quella più giù ancora. Infatti, come vedete, anche in questa lavorazione io ho scelto di lavorare con due colori, il colore A ed il colore B. Quindi quando vado ad utilizzare il colore più scuro, questo azzurro, e devo fare un punto allungato,
Non prendo il punto sul colore chiaro, ma vado nella riga più in basso e la riprendo sul colore in tinta, azzurro su azzurro, verde su verde. In questo modo si creano gli incastri. Chiaramente questa è una lavorazione diversa dallo schema che vi facevo vedere, ma quando voi incontrate le X, praticamente queste X corrispondono a dei punti alti, mentre tutto il resto è lavorato a punto basso in costa retro. Tornando quindi al nostro schema che appunto vi mostravo, una volta che avete lavorato la catenella e avete lavorato con il colore rosso la nostra prima riga di lavorazione, andiamo a ricominciare con il colore bianco. Anche se qui trovate il rosso, non c'è nessun problema. Quindi cominciamo con il bianco e lavoriamo la seconda riga con il bianco. Lavoriamo il primo punto, sarebbe un punto basso in costa retro. Il secondo punto, come vedete, è indicato da una X. Questo vuol dire che devo andare a fare un punto allungato e prenderlo due righe più sotto. Poi lavoro un altro punto e un altro, sempre con il bianco, e nel terzo di nuovo vedo la X, quindi vuol dire che faccio un punto alto. Di nuovo ho due punti con il bianco e il terzo lo faccio allungato, quindi questo è un punto alto. Punto basso, punto basso, punto alto. Torniamo indietro, quindi qui tagliamo il filo, riprendiamo il filo rosso. Come vedete, il primo punto è già con la X, quindi allungandolo significa che io faccio corrispondere questo punto a questo punto, quindi allungo in modo da agganciare la costa anteriore della riga sottostante. Questo mi va a coprire il punto basso lavorato col bianco nella riga sottostante. Quindi lavoro di nuovo questo punto con il rosso, questo punto con il rosso, di nuovo questo con il rosso ma allungato perché c'è la X, quindi vuol dire che scavalco questa riga che è lavorata con il bianco e mi aggancio nella sottostante. In questo modo il filo copre il bianco ed ecco che si forma il disegno. Quindi ogni volta che io vedo una X so che questo corrisponde ad un punto alto che andrò a prendere sulla riga rossa, non sulla riga bianca. Quando avrete terminato la riga, tagliate il filo e ricominciate dal filo successivo, quindi dal colore B, che in questo caso è il bianco. Di nuovo faccio un punto col bianco, un punto col bianco. Questo è un punto allungato, quindi vuol dire che lo prendo nella riga sottostante e questo mi va a coprire questo quadretto che nella riga sottostante sarebbe rosso. Allungando il punto, perché questo punto lo prendo qui, ecco che il rosso si copre e viene fuori la stanghetta. Poi lavoro di nuovo 1, 2, 3 punti e nel quarto di nuovo faccio una maglia allungata. In questo modo io non devo fare altro che seguire lo schema che mi dice esattamente ogni passaggio da fare. Quindi voi quando iniziate un lavoro del genere fate come prima cosa una didascalia, diciamo una scaletta nel quale decidete qual è il colore A e qual è il colore B. Magari A è il rosso e B e il bianco. Quindi potete eventualmente segnare A, B, A, B, A, B in tutte le righe in modo che man mano magari mettete una penna, lo stesso uncinetto eccetera, così sapete esattamente in che riga vi trovate e con quale colore. Anche questo l'ho scaricato da internet, quindi è uno schema esistente e che appunto è molto molto semplice. Come vedete andiamo a disegnare queste linee che si vanno ad incastrare in modo molto geometrico, perché la caratteristica del mosaico è appunto di avere questo incastro di forme geometriche. Anche in questo caso abbiamo un colore A ed un colore B che voi decidete, quindi vi stabilite quali sono i vostri due colori, stabilite qual è il colore A, qual è il colore B, quindi in base allo schema, se riuscite lo stampate, che è ancora più semplice, scrivete AB, AB, AB lungo tutto il tratto laterale in modo da sapere quali sono le righe da avviare. In questo caso, come detto, noi dobbiamo avviare sempre delle linee orizzontali, quindi se questa fosse una lavorazione in linea, io vado a fare la catenella di avvio e la prima riga con il filato viola, taglio il filo, poi prendo il filato rosa e comincio a disegnare.
Io devo sempre lavorare a punto basso in costa retro, perché le costine anteriori che lascio libere sono quelle che poi andiamo ad utilizzare quando dobbiamo lavorare le maglie alte. Quindi in qualsiasi punto noi ci troviamo, dobbiamo avere nelle righe sottostanti tutte le costine libere. Ok? Quindi quando voi non trovate la X, tutti i quadrettini corrispondono al punto basso lavorato nella costa retro. Quindi facciamo la prima riga col viola, tagliamo il filo, cambiamo il colore, ripartiamo con il rosa. Lavoriamo con il rosa e andiamo a fare tutta la seconda riga con il rosa. Poi facciamo la terza riga col viola, rosa e così via dicendo. Vi faccio un piccolo esempio prendendo come riferimento questo schema. Ho avviato un numero di maglie senza calcolare più di tanto il campione, quindi andrò semplicemente a fare la catenella e vado a ripassarla a punto basso, lavorando una maglia bassa per ognuna delle catenelle avviate. Ho scelto come colore A il bordeaux, come colore B il rosa. Lavorato l'ultimo punto, fate una catenella aggiuntiva e andate a tagliare il filo. Se si tratta di una sciarpa, potete già includere la frangia tagliando un pezzettino di filo più lungo. Se invece dovete poi fermarlo, insomma, ne tagliate giusto un pezzettino e basta. Fate il vostro nodo e quindi tornate indietro. Ripartite sempre dallo stesso punto, quindi la lavorazione si esegue tutta dal dritto e cambiamo il colore. Tranne il primo punto che posso lavorare come punto basso normale, così vi è più semplice accedere. Vedete, poi anche questo, se decidete di fare la frangia, lo tagliate già lungo, cioè vi lasciate un pezzettino più lungo in partenza, come farò poi per la sciarpa che vedrete nel prossimo tutorial. Diversamente lasciate giusto il pezzettino che vi permette con l'ago poi di ripassarlo nella lavorazione. Come vi spiegavo, andremo a lavorare tutti i punti bassi in costa retro, quindi entriamo soltanto nella costina posteriore del punto basso e lavoriamo un punto basso per ciascun punto, perché come vi spiegavo nelle prime due righe non abbiamo lo spazio per poter lavorare la maglia alta che viene lavorata due righe più giù. Quindi facciamo un'altra riga di punti bassi, in questo caso nella costa retro. In questo modo la costina che si trova davanti rimane libera per essere poi lavorata nelle righe seguenti. Lavorato l'ultimo punto basso, fate di nuovo una catenella aggiuntiva che vi fa da nodino, tagliate il filo e tirate. In questo modo la catenella diventa un nodo e il filo risulta fermo. Quindi riparto dal colore A, che in questo caso per me è il colore scuro, e rientro nel primo punto. Quindi riprendo il filo e vado a rientrare nel primo punto disponibile, prendendolo pieno. Poi dal punto seguente invece lavoro sempre i punti in costa. Nel momento in cui abbiamo preso il primo punto, cominciamo a vedere dove ci troviamo. Io comincio da questo quadretto che non è tutto definito, per non partire da qui che vi può sembrare più difficile, faccio i primi due punti e poi vi faccio vedere come si segue la maglia alta. Quindi, come detto, dobbiamo fare due punti, il primo l'abbiamo, faccio il secondo sempre nella costa retro. Il terzo corrisponde al punto con la X, quindi come dobbiamo lavorare? Prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a prendere il filo in tinta con quello che stiamo lavorando. Ecco perché servono due righe di lavorazione, perché io adesso il punto, invece di prenderlo qui, lo prendo qui nella costina libera. Vedete, qui sotto c'è una costina libera perché abbiamo lavorato tutto in costa retro. Quando voi andate a fare il punto alto, andate a coprire anche il punto sottostante. Per questo nel disegno i quadretti, diciamo, lavorati col viola non si vedono, si vedono, vedete qui in questo caso, adesso ritorniamo un attimo sullo schema. Vedete, io ho fatto questo punto, nel momento in cui mi sono andata ad agganciare nella riga sotto ho coperto il rosa, ma il rosa c'è.
Ecco perché può sembrare una tecnica tapestry, invece, come vedete, è una tecnica molto più semplice. Adesso vado a fare 3 punti bassi e poi di nuovo un punto alto, allungato nella riga sottostante, quindi devo tornare nella riga che ha lo stesso colore, in questo caso per me il bordeaux. Quindi vado a lavorare 3 punti. Mi raccomando in questo caso di lavorare questo come primo punto perché quello dietro deve essere lasciato libero in quanto sostituito da questa maglia alta. Quindi questo è il primo punto da lavorare. Lavoriamo 1, 2 e 3 punti, come mi dice lo schema, e nel quarto, dove trovo la X, di nuovo prendo il filo sull'uncinetto, non prendo la costina del filo rosa, ma quella sottostante del filo bordeaux. Quindi lavoro rosso su rosso, rosa su rosa praticamente, e faccio semplicemente la maglia alta. Vedete come si formano gli incastri senza dover fare i cambi di colore. Quindi dopo aver fatto questa maglia allungata ho un punto e poi di nuovo una maglia allungata, una maglia alta. Mi raccomando, lasciate libero il punto che corrisponde alla maglia alta e andate nel punto seguente, altrimenti lavorate l'aumento. Quindi di nuovo devo fare una maglia alta. Salto questo punto e vado nella riga sottostante, entrando nella costina anteriore, e lavoro la mia maglia alta. Adesso di nuovo ho 1, 2 e 3 punti, sempre lavorati nella costa retro, e una maglia alta lavorata nella costa anteriore. Quindi ho un punto e di nuovo una maglia alta che corrisponde a quella segnata con la X sullo schema. Quindi quando vedete quadretti semplici è un punto basso in costa retro, quando vedete la X è un punto alto e non vi potete sbagliare. Quindi di nuovo faccio 1, 2 e 3 punti bassi in costa retro, nella maglia seguente lavoro la maglia alta, quindi entro nella costina anteriore sulla riga del bordeaux. Un punto, una maglia alta. Quindi mi restano 3 maglie e poi chiudo. Quindi quando chiudete la riga non dovete fare altro che lavorare l'ultima maglia. La potete lavorare sia piena che in costa. Faccio il nodino, taglio il filo e riparto da qui facendo di nuovo il cambio del colore. Noi abbiamo appena eseguito questa riga, quindi adesso ricomincio con il rosa. Lavoro questo primo punto, poi una maglia allungata, poi disegno 1, 2, 3, 4, 5 punti bassi, una maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5 punti bassi, una maglia alta, e ripeto questo modulo per tutta la riga. Rientro sul primo punto disponibile, e subito vado a lavorarmi la maglia allungata, quindi prendo il filo sull'uncinetto e come vedete io ho soltanto una costina in rosa e prendo esattamente questa e lavoro la mia maglia alta. Poi ho 1, 2, 3, 4 e 5 punti bassi in costa retro. Di nuovo ho una maglia alta allungata nella riga sotto, quindi faccio la mia maglia alta, la vado a prendere esattamente nella costina rosa, l'unica che ho, entro e lavoro la mia maglia alta. Ripeto 1, 2, 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto, vado nella costina del rosa, l'unica, e di nuovo faccio una maglia alta. Vedete come si forma il vostro disegno. Man mano che le righe crescono il disegno prende forma, basterà seguire con attenzione lo schema. Quindi la cosa più semplice senz'altro è quella di stamparlo oppure riprodurlo con un semplice foglio a quadretti, disegnando i quadretti con i vari colori, così avrete, diciamo, maggiore facilità nel seguire lo schema. Gli schemi molto semplici magari si memorizzano facilmente, ma quelli più complessi vanno guardati molto spesso. Quindi sono sempre 5 punti bassi in costa retro e un punto alto preso sempre nella costa
due righe più sotto. Mi raccomando, quando fate il vostro punto alto dovete saltare la maglia che questo punto copre e quindi ricominciare dalla successiva. Io lavoro le maglie che mi restano perché non ho calcolato il multiplo, ma come vedete non serve. Faccio il nodo, taglio il filo e ricomincio di nuovo dal colore numero 1. Quindi adesso mi trovo in questa riga, vado a lavorare 1, 2, 3, 4 punti bassi con il filo rosso e poi faccio un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, un punto alto e così via dicendo. Mi trovo qui perché come vedete il disegno non è iniziato in un punto ben preciso, quindi diciamo l'avvio in questo caso è quello che è in base alla stampa che mi è venuta fuori. Quindi lavoro 1, 2, 3, 4 e nel quinto punto faccio la maglia allungata. Quindi rientro, lavoro 1, 2, 3 e 4 punti e poi faccio la maglia alta, sempre prendendola nella costa sottostante. Poi, come abbiamo detto, sono 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo troviamo una X che corrisponde al punto alto. Prendiamo sempre la costina del filo in tinta a quello che stiamo lavorando, quindi vuol dire due righe sotto. A me viene la parola allungato, in realtà è due righe sotto. Quindi di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. La maglia con la X è punto alto preso nella costina libera, opla, due righe sotto. Mi raccomando di saltare la maglia bassa che si trova dietro il punto alto in modo da non generare aumenti. 4 e 5, in realtà posso lavorare anche qui la mia maglia alta sempre nella costa anteriore, lavoro l'ultimo punto disponibile. Qui ovviamente alla fine del lavoro avete, come all'inizio, avete tutti i fili che ovviamente potete decidere di fermare progressivamente per non dover lavorare con tutto questo, diciamo, tutti questi fili laterali. Quando ho fatto l'ultimo punto faccio sempre la mia catenella, taglio il filo, cambio il colore e vado alla riga successiva. In questo modo, seguendo lo schema, vado a formare il mio disegno. Io ho lavorato un altro paio di righe, ma come vedete la lavorazione è veramente molto semplice. Avete già formato la prima riga, si sta incastrando la seconda. Quindi tutto quello che voi dovete memorizzare da questa lezione di scuola di uncinetto è questo: quando scegliamo di lavorare non con la tecnica tapestri ma con la tecnica mosaico, dobbiamo scegliere due colori, il colore A ed il colore B. Quindi stampare un disegno, possibilmente segnare lateralmente le righe AB, AB, AB in sequenza. Magari ci aiutiamo con un righello, una penna, per avere in, diciamo, sott'occhio quella che è la nostra riga di lavorazione e seguiamo lo schema così come si presenta. Quindi per leggerlo cosa dobbiamo fare? Ricordarci che ogni riga è lavorata con un solo colore, quindi non abbiamo cambi di colore. L'incastro, quindi il disegno, viene formato dalla lavorazione delle maglie alte. Quindi quando vedete uno schema come questo, di qualsiasi tipo, dovete ricordarvi che nelle righe in cui il quadretto è semplice dovete lavorare delle maglie basse in costa retro. Quando vedete la X vuol dire che va lavorata la maglia alta e la maglia alta va agganciata alla costa anteriore in tinta. In questo caso il filo rosa si andrà ad agganciare alla costina del filo rosa che non si trova nella riga sottostante ma in quella più giù, e in questo modo che si viene a creare tutto quanto il vostro disegno. Quindi io oggi termino in questo modo, senza prolungare molto la lavorazione per non complicarvi troppo, perché quando ci sono troppe nozioni poi magari sembra che un progetto è troppo difficile. Lo lavoreremo gradualmente, inserendolo progressivamente nei progetti. Infatti nel prossimo tutorial
Vedremo una lavorazione molto molto basica che sicuramente vi farà tirare un sospiro di sollievo, soprattutto per coloro che stanno vedendo questa tecnica la prima volta e già pensano ok, non sono capace. Vedrete che è semplicissimo. Il progetto è questo, lo sto lavorando con il filato bravissimo con due soli colori e come vedete rispetto al disegno sottostante è veramente molto semplice, con la frangetta già integrata nella lavorazione. Per questo progetto ci vediamo il venerdì senz'altro, quindi con il prossimo tutorial. Io spero con questo accenno di avervi dato uno spunto utile, soprattutto uno spunto creativo, perché una volta che avrete capito, apprezzato e lavorato con questa tecnica vi accorgerete che vi permetterà di lavorare a tantissimi progetti. State cercando spunti di arredo per la casa? Beh, cuscini, runner, sottopiatti, tappeti, qualsiasi, cestini, tutto, coperte, copertine, plaid per il divano. Quindi potrete lavorare con le lane, con la ciniglia, con il cotone, con avanzi di filato, perché no? Potete lavorare anche a sciarpe, cappelli, stole, accessori, sì da uomo che da donna, piuttosto che da bimbi, come per esempio copertine. Questi punti possono essere lavorati integralmente in progetti come cardigan o maglioni, oppure inserite per creare delle maglie di stile nordico. Insomma, quest'anno ci divertiremo, quindi spero che questa lezione di scuola di uncinetto vi abbia destato la giusta curiosità. Ci vediamo al prossimo progetto, grazie per avermi seguito.